Erano passati per un sopralluogo qualche giorno prima da questa casetta di Piacenza d'Adige, fingendo di avere fame, e i due anziani avevano dato loro 5 euro in mano. Pochi giorni dopo li hanno assaliti e torturati per ore, arrivando a tagliare loro le braccia con i cocci di uno specchio e con un coltello affilato, legandoli con il filo del telefono e addirittura ustionando la donna con un ferro da stiro rovente. I carabinieri avevano promesso che li avrebbero trovati e così è stato. Due gli arrestati, Aidufi Zin El Abdine, 33enne, e Benikam Abderrahim, entrambi marocchini di fatto senza fissa dimora, gravitavano intorno a Piacenza d'Adige ed ora sono finiti in manette. Per capire cosa è successo, i carabinieri sono partiti dalla pista dell'oro rubato in casa della coppia di anziani. Compro oro di tutta la zona del Basso Padovano, ma anche a Vicenza, siamo andati anche a Verona e anche a Rovigo, e proprio a Rovigo abbiamo trovato un negozio che aveva questi monili, questi ori, che corrispondevano perfettamente alla dichiarazione della signora. Denunciata per ricettazione una donna marocchina collegata ai due arrestati che aveva portato i monili al compraoro. I due invece sottoposti a lunghi interrogatori alla fine hanno confessato. Manca l'appello un quarto complice, ma sostengono gli investigatori è questione di poco tempo. Come avevamo promesso che tutte le attività che avremmo messo in campo sul terreno erano per trovare gli autori di questo ignobile delitto. Rapina, sequestro di persona, violenza su due anziani. Devo dire che la compagnia ADS, i carabinieri di Padova hanno messo tutto, tutta la loro forza, il loro coraggio e anche la loro preparazione. Ora i due anziani sono guariti, almeno fisicamente, i segni delle torture invece non passeranno facilmente. C'è anche un po' di indignazione perché adesso vorrebbero vedere in faccia il volto di questi aguzzini, ma il fatto che sono stati assicurati alla giustizia e che l'arma dei carabinieri è riuscita a portare a termine anche questo sforzo, li rincuora.